Sempre più nel vivo la corsa per la poltrona di presidente della regione Sicilia. Il Movimento 5 Stelle ha scelto la senatrice Barbara Floridia come candidata alle primarie del prossimo 23 luglio, nelle quali sfiderà per la coalizione di centrosinistra Caterina Chinnici e Claudio Fava. Da questa rosa di pretendenti uscirà il nome del candidato ufficiale alla massima poltrona di Palazzo d'Orleano. Una scelta, quella della senatrice 45enne, è arrivata quasi a sorpresa, visto che le proposte più forti sembravano quelle di Nuccio Di Paolo e Luigi Sunseri. Il deputato regionale nisseno Giancarlo Cancelleri, dopo le due precedenti candidature come presidente della regione, ha scelto di passare la mano, anche probabilmente in considerazione del dibattito sul doppio mandato. Barbara Floridia, messinese, ha lavorato per parecchi anni come insegnante al Nord Italia, prima di tornare in Sicilia per svolgere la sua professione di docente a Partinico e a Messina. Attualmente, nel suo ruolo da senatrice, alla prima legislatura e quindi non ci sono problemi con il regolamento interno del movimento, che prevede il no a una terza candidatura consecutiva per mandati politici.